Salve a tutti, eccoci qua con il video sulla Mint. Questo che vedete è il software che è in dotazione e come vedete ha molto meno opzioni della Silhouette Cameo. Ora ve lo spiego a grandi linee. Allora, questa che vedete, queste icone già le conoscete, quindi è inutile che ve le stia a spiegare. Questo è il tasto avanti e indietro, cioè se vogliamo tornare indietro col lavoro. Qui abbiamo il puntatore, questo è il testo. Se apriamo questo troviamo diversi disegni, in questo diverse forme. Questo è il disegno a mano libera, questa è la gomma per cancellare. Questa è la nostra area di lavoro, la biblioteca e se vogliamo comprare i disegni. E queste sono le finestre, se clicchiamo in queste due vi apre sia quella dei disegni che la nostra area. Ah, premetto, quando voi installate il software e attaccate la macchina, la Mint, per la prima volta, solo quando attaccate la macchina, cioè se voi installate il software non avrete i disegni, ma dal momento che attaccate al computer la Mint vi scarica 50 disegni, tra cui dirò sono tutti belli, questi almeno a me piacciono molto. Poi abbiamo da questa parte di qua, adesso ritorno. Da questa parte qui abbiamo, diciamo, le tre icone più veloci. Questa è l'area di lavoro, questa è per i filtri del nostro disegno, secondo come vogliamo mettere, poi vi farò vedere, e questo è quando vi porta nella nostra area, cioè nel nostro, vi fa vedere proprio il timbro che andrà dentro alla Mint. Poi ve lo faccio vedere ed è fatto così. E si può andare anche da questa icona qua. Vedete, qui abbiamo questo. Qui questo invece è la dimensione del timbro. Questi sono tutti i timbri, le dimensioni che saranno poi in commercio. Nella scatola era in dotazione il 30x30 e il 60x15. Io il 60x15 l'ho già fatto, poi vi farò vedere il timbro perché ho fatto una prova, e ho rimasto il 30x30 perché, come ho detto, non ho ancora tutti gli accessori, ma appena arriveranno vi farò anche un video di come importare una qualsiasi immagine e trasformarla in timbro. Poi abbiamo quest'icona qua che serve quando abbiamo scritto il testo e vogliamo mettere il testo in questo modo o in questo modo e così via. Qui troviamo tante soluzioni, ma possiamo farlo anche disegnando noi un cerchio e farlo come abbiamo fatto per la Silhouette Cameo. Poi abbiamo questa che è taglio, diciamo, noi facciamo una figura e tagliamo, possiamo tagliare in queste forme qua. Poi abbiamo lo stile testo, come avevamo, questo l'abbiamo anche nella Silhouette Cameo. Qui quando vogliamo scrivere poi scegliamo il font, e questo invece è la stile linea. E qui c'è lo spessore linea, se vogliamo mettere più o meno. Poi possiamo fare un angolo, smussato e arrotondato, piatto, quadrato e arrotondato. Questi sono tutti stili che useremo per la linea. Qua sotto abbiamo i colori, poi questo serve per adattare alla nostra area il disegno. Poi questo abbiamo, se vogliamo fare un disegno solo con il cerchio e cioè vedete col mezzo vuoto, questo pieno, questi vi faccio vedere, se io clicco qua facciamo un cerchio, questo vedete ho cliccato qua, è venuto pieno, questo cerchio pieno e questo cliccando qui ci fa il cerchio vuoto. Ora cancello perché non
mi serve, e qui ci sono tutti i colori. Bene, ora iniziamo a fare la nostra base del nostro timbro. Io mi farò un timbro per me, e dove scriverò fatto a mano, e poi metterò fatto a mano da Valeria, e metterò un fiorellino, proprio per fare una cosa semplice, per farvi vedere l'utilizzo e com'è bella questa macchina. Allora, io prendo questo disegno qua e vado. Ora mi viene così grosso perché io ho già una linea, uno spessore linea di 2. Se lo porto a 1, vedete che si assottiglia, ma io lo voglio lasciare a 2. Ora, se noi spostiamo questo qui che abbiamo in mezzo, vedete? E cambia forma. Questo, i puntini, se li portiamo giù o su, vedete? Ci fa questo effetto qua. Ok? Noi lasciamo così. Ora io gli voglio scrivere in mezzo fatto a mano, quindi prendo il mio testo, vediamo di sceglierci un font che ci piace, ok, diamo una dimensione minore, vediamo 18 è poco. Facciamo 24 e lo porto. Ora dobbiamo ricordarci che il nostro font è English, ok? Poi mettiamo, prendo ancora il testo e scrivo a mano. Poi ci voglio mettere un fiorellino. Allora, ve lo faccio vedere grande per avere un'idea. Allora, è lo stesso discorso di prima. Qui ci mettiamo più petali, vedete? Più spostiamo e più vengono petali, vedete? Ok, quindi io voglio fare un fiore di questa dimensione. Spostando da questo, vedete, allunghiamo i petali, ok? E diamo in via. Poi gli mettiamo un cerchio bianco in mezzo, quindi prendiamo il cerchio. Teniamo premuto Alt e Shift e facciamo un cerchio. Andate sotto. E lo mettiamo bianco e intero. Lo portiamo in primo piano e lo mettiamo sopra. Facciamo, selezioniamo tutto e facciamo raggruppa e lo rimpiccioliamo. Lo voglio mettere qua. Spostiamo un po' questo. Ok. Mi sembra abbastanza carino, diciamo. Il nostro timbro è fatto. Ora dobbiamo andare in questa icona qua, vedete, facciamo, clicchiamo e vi mette il timbro alla rovescia, logicamente,
e noi dovremo metterlo da questa parte qua, colleghiamo la Mint, poi dopo vi faccio vedere come dobbiamo settare qua, perché dobbiamo seguire i passi che ci dice, vedete, passo 1, passo 2, passo 3. Questo, il passo controlla i filtri, vi rimanda nella stessa finestra che vi ho detto prima e vi fa vedere, per esempio, se io clicco qui e metto punti, mi fa con tutti i punti standard, io lo lascio così. Questi poi magari li vedremo in altri timbri. Questa è la soglia, portiamo la soglia sempre a 50, alla metà, come era prima. Altrimenti si può tornare indietro, vedete, da quest'icona qua, vedete? Bene, ora riportiamo nella stessa posizione che abbiamo fatto vedere dalla la foglia, che vi porta a questa situazione qui, e poi ora andiamo a vedere a stampare con la Mint. Bene, questa è la Mint, ora vi faccio vedere come va attaccata. Vedete, questo è il cavo del PC, scusate, della luce, e questo è del PC. Vedete, basta metterle qui, sarà dove inseriamo il nostro timbro e qua ne esce. Qui abbiamo l'accensione e dietro vi volevo far notare questa leva qua, che ora qui è su print, mentre qui c'è release. Allora, se lasciamo su print vuol dire che la macchina è pronta per stampare. Avete già inserito nella macchina e qui vedete non va giù. L'importante è che voi mettete su la leva, su release, e la card scivola, vedete? Bene, ora ho acceso per sbaglio, quindi la lasciamo accesa perché dobbiamo fare vedere ora come stampa. Io uno l'avevo già fatto ed è questo che ho fatto ieri. Siccome ho solo due di questi, faccio questa prova e poi aspetto il materiale. Ma vi assicuro che è una macchina fantastica. Quindi mettiamo questo qui sarà il suo supporto poi. Ora vi faccio vedere dal software come impostare la macchina. Questo è già pronta, vedete, è accesa. Bene, ora siamo in questo punto qui. Ora che abbiamo attaccato la macchina, qui dice stato pronto. Mi raccomando, dovete fare prima avviamo la Mint, avvia la Mint, quindi clicchiamo su avvia Mint. 2, inseriamo il timbro, quindi quello che vi ho fatto vedere lo inseriamo nella macchina. Una volta inserita nella macchina, ora ripassiamo dall'altra parte per farvelo vedere. Ecco qua, ora vi faccio vedere come inserire lo stampo. Prima di tutto, come abbiamo detto, facciamo dal software avvia Mint, il passo 1. E qua vi dice di inserire il foglio 30x30, il foglio timbro, quindi questo è quello 30x30. Lo inseriamo dentro. Vedete che è iniziato, è partito, ora sta stampando. Ed ecco qua, non so se si vede che ha stampato. Apriamo questo. E poi c'è una pellicola che deve essere tolta, questa qui che vediamo sopra, vedete? Prendiamo il nostro stampo, non so se si vede, prendiamo
questo qua lo inseriamo nella sua guida, vedete c'ha la scanalatura qua, si inserisce così e apriamo il coperchio, qui c'è un adesivo, posizioniamo sopra il timbro. In questo modo. Ora non ci resta che provare a timbrare. Io voglio fare, questi sono i colori che avevo fatto già vedere nel video precedente, adesso ho solo questi quattro purtroppo, ma appena vengono tutti i materiali me li prendo. Allora facciamo il fiore rosso, quindi mettiamo un po' di rosso nel fiore. Ora prendiamo un foglio pulito, ora vi faccio vedere il timbro. Vedete? Spero che si veda bene, purtroppo io ho questa luce qua. Ora dobbiamo mettere la nostra etichetta, in modo che quando andiamo a timbrare sappiamo il verso. Quindi timbriamo l'etichetta, questa, e anche questa. Una volta che avete messo il colore, avete visto che all'inizio viene tutto pastrocchiato perché si deve imprimere bene. Mettiamo il coperchio al nostro, sappiamo che il verso è questo, l'aldretto, quindi metto il coperchio e metto il nostro timbro in questa maniera qua, in modo che quando andiamo a prenderlo sappiamo che questo. Ora faccio lo stesso da questa parte di qua, questo non ha importanza se abbiamo il davanti e il dietro, questo. Bene, ora vi faccio vedere quello che ho fatto ieri, che è questo, e ed ecco qua, buon Natale. E questo invece è fatto mano da Valeria. Ecco qua. Questa macchina è davvero davvero semplice. Io, come ho detto, spero che arrivino presto tutti gli accessori, perché mi prenderò tutti i colori e comunque me ne prenderò uno di diverso tipo di questo, perché ce ne sono di diverse grandezze. Vi ho fatto vedere nel software quante di quante dimensioni ci siano. Io spero di essere stata chiara, di avervi fatto vedere una macchina bellissima, almeno a me piace tanto, e spero che anche voi la potete provare e poi mi saprete dire. Io vi rimando al prossimo video e ciao, al prossimo.